Eccolo, eccolo, io sono Barbuto, quello sempre piaciuto. Benvenuti in questo nuovo video, il trilionesimo, bilionesimo, mila episodio dei TikTok life hacks, trabocchini, trucchetti, chiamateli come volete e come preferite. Quelli di oggi sono davvero, davvero fighissimi, non vedo l'ora di farveli vedere. Ovviamente se siete nuovi iscrivetevi e commentate con l'hashtag nuovo iscritto perché cercherò di darvi il benvenuto. E ora non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito perché i life hacks di oggi sono davvero qualcosa di assurdo. Allora, per il primo life hack abbiamo bisogno di un'anguria perché oggi andremo a condire un'anguria. Cioè, non condire, non so come, però vabbè. Diciamo condire, commentate con hashtag condire un'anguria. Praticamente ho visto questi TikTok, lo vedrete anche voi qua di fianco. Si faranno due fori nell'anguria, si inserirà quello che vogliamo, una bibita o una bevanda che preferiamo, con il quale vogliamo condire la nostra anguria. Quindi ora faremo due fori. Ho deciso di fare questo per primo perché poi ci vuole qualche ora, ora che poi tutto il liquido scende nell'anguria e si mischia, eccetera. E quindi lo farò e poi il risultato lo vedremo verso fine video, nel frattempo che facciamo tutti gli altri life hacks. Quindi ora non ci resta solo, cioè, dobbiamo fare i buchi nell'anguria, dobbiamo fare i buchi nell'anguria, mettiamoci al lavoro. Allora, queste sono le due bottiglie che inseriremo dentro l'anguria, quindi ora andremo a fare due fori nell'anguria. Qua lavori, lavori cosmici qua. Oddio, mi sa che ho bucato troppo. Non lo so, adesso lo scopriremo. Qua si spacca tutta l'anguria, attenzione. Buona, buona. Ok, buchiamo un po', dopo vi farò vedere anche i buchi. E inseriamo la nostra prima bottiglia. Scherzavo, devo bucare ancora un pochino. Porca puttana. Il primo buco è stato fatto con un po', ovviamente state attenti, quindi magari fatelo nel lavandino. Può essere un nuovo modo per mangiare l'anguria. Cioè, voi fate così col cucchiaio. Però non è questo l'esperimento che dobbiamo fare noi oggi. Allora, inseriamo la nostra bottiglia qua all'interno, cerchiamo di incastrarla bene senza fare danni e poi giriamo. Ok, la nostra prima bottiglia l'abbiamo inserita. Sì, cosa sta succedendo? Ok, si è fermato. Ok, ci siamo. Allora, ora dobbiamo aspettare qualche oretta, quindi nel frattempo faremo gli altri life hacks. E poi finalmente vedremo il risultato. Secondo me, visto che l'anguria è piccola, ne basta anche solo una di bottiglia, non ne servono due, quindi ne ho presa una in più. Niente, dobbiamo solo cercare di trovare una posizione in modo tale che stia così ferma. Allora, ho trovato una posizione per questa nostra creazione, per l'anguria, tutto riposizionato, cercando di non farla cadere. Per il secondo life hack abbiamo bisogno di limoni, oggi un po' tutto a base di frutta, no scherzo, solo il primo e il secondo. Infatti ho appena preso dei limoni belli freschi, nuovi, naturali, appena raccolti. Praticamente per me questo life hack è utilissimo perché ogni volta che magari voglio mettere il limone sulla carne, nell'insalata, robe così, lo taglio. E inizio a spruzzare, o mi finisce negli occhi o mi finisce addosso, in qualche modo mi sporco. Invece con questo life hack riusciremo a mettere il limone dove vogliamo, come se avessimo una bottiglietta, senza sporcarci. Prendiamo il nostro pacco di limoni, lo apriamo. Prendiamo un nostro limone, prendiamo qualcosa di appuntito per riuscire a bucarlo e lo buchiamo sopra o sotto. Io preferirei sotto, quindi lo buchiamo. Prendiamo un bicchiere, sennò facciamo casino qua. Ok, ecco, ecco il nostro bicchiere, eccolo. Buchiamo il nostro limone sotto, oh, così. Come vedete non ha spruzzato né nulla. Poi schiacciamo e non succede assolutamente niente. Ho sbagliato qualcosa? Ok, adesso forse. Allora, per questo terzo life hack, intanto stiamo ancora aspettando che l'anguria si condisca. Abbiamo bisogno di una bottiglietta d'acqua. In realtà questo non è utile a niente, è semplicemente un trucchetto. Cioè, se voi prendete una bottiglia d'acqua e la svuotate, vedete che ci mette un po', è lenta, ok? E io so un trucchetto per farla scendere tutta ad un colpo, quasi. Allora, vi basterà prendere la vostra bottiglia d'acqua, mettere la mano davanti. Io l'ho visto fare, ancora non ho provato. Per me è la prima volta, come ogni life hack che vi faccio vedere, quindi non so se funziona. Fate così, iniziate a creare un vortice tipo, quindi a girare e l'acqua scende tutta ad un colpo. Mi sto lavando, porca puttana. Ragazzi, assurdo! Anche questo terzo life hack funziona! Oh, e quando ci vuole, oh ragazzi, fa caldo! C'è Matteo che è qua dietro che mi guarda e dice: ma questo, ma che cazzo sta facendo? Grazie.
finta di non aver visto niente. Sono fradicio, ma questo è il bello dell'estate, no? In realtà l'estate fa schifo, si suda, si soffre di caldo, non si può dormire con le coperte e basta, non c'è niente di bello nell'estate. Allora, per questo quarto life hacks, questo qua in realtà anche non serve a nulla, magari serve se siete in giro, però in realtà non serve a nulla se non per fare il figo o la figa con i vostri amici. E ora vi faccio vedere perché. Allora, lì dietro la telecamera c'è Matteo, vedi di non ridere, di non prendermi in giro, perché questo life hacks ti farà ricredere. Ragazzi, se volete fare i fighe, avete delle bottiglie di vetro con questi tappi qua che sono o si aprono con la bottiglia o dovete andare su un muretto, io ora vi farò vedere un metodo per aprirle in modo fighissimo. Quindi allora prendete le vostre due bottiglie, le mettete vicino così, in questo modo, una sopra l'altra, cercate di tenerle in modo comodo, le mettete in questo modo e tirate un calcio a quella dietro, quella che sta sotto, Vabbè, non è detto che venga la prima volta, però se voi ci fate un po' di pratica, come in tutto, riuscirete a fare bella figura. Ragazzi, ci vuole un po' di allenamento. Occhio a non far volare le bottiglie per terra come sto per fare io. Smettila di ridere. Aia. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Forse sto sbagliando qualcosa. Aia. Niente, io mi sto facendo malissimo, ma giuro che ce la farò. Niente raga, purtroppo questo qua mi sa che non funziona. Ragazzi, ce la farò, lo faccio per voi. Vabbè, l'abbiamo aperta però. Non fatelo a casa. Vabbè, oggi sta diventando un porcile sta casa. Ragazzi, l'abbiamo aperta, è diventata, guardate il modo in cui si è aperta, cioè comunque questo life hacks funziona, è diventato un bicchiere, è vuoto ma possiamo riempirlo. Che schifo. Ok, niente ragazzi, questo life hacks per me non ha funzionato, cioè ha funzionato, si è aperta ma non nel modo in cui volevo io. Non fatelo, bocciato. Stiamo per fare il quinto life hacks, speriamo di non far casino. Io nel frattempo ho già pulito tutto. Per questo life hacks avremo bisogno semplicemente di un palloncino, dello scotch e di acqua. Qualcosa mi dice che faremo ancora danni. Allora io sono ancora tutto fradicio. Per il quinto life hacks abbiamo bisogno di palloncini, come vi ho detto li ho appena aperti. Eccone qua uno. Adesso lo riempiamo d'acqua e poi vi faccio vedere come mettere lo scotch in modo tale da creare questo effetto dove l'acqua sembra fermarsi. Allora, abbiamo riempito il nostro palloncino pieno d'acqua. Stavolta mi sono messo sul balcone per non fare altri danni. Qua abbiamo il nostro scotch. Per renderlo più forte ho preso il bioadesivo. Non perché non trovavo l'altro, per renderlo più forte. Appoggiamo il nostro palloncino qua. Allora, dobbiamo creare un quadrato con delle strisce di scotch. Quindi facciamo delle strisce, le mettiamo una qua, ben ferme tra di loro, ragazzi, sennò non funziona. Una qua e una qua. Dobbiamo avere praticamente un buchino in mezzo a un quadrato di scotch. Dopodiché, qua viene la parte bella. Prendete la vostra forbice e bucate in mezzo. Guardate ragazzi, sta funzionando. Sta funzionando ragazzi. Sembra ferma l'acqua. Ah, incredibile. Questo life hacks ha funzionato. Damn bro, ma sono fortissimo. Allora, la nostra bottiglia si è completamente svuotata all'interno dell'anguria, quindi ora non ci resta che tagliarla e assaggiarla e vedere se questa anguria adesso sa di arancia. Ok, allora tiriamo via cercando di non far colare nulla. Ok, oh, qua è rimasto un po' di arancia, un po' di ghiettole dell'arancia. Ora la taglierò e assaggeremo l'anguria. Ci siamo, speriamo di non far troppi danni. Ho paura che inizi a colare tantissimo, però abbia assorbito bene l'arancia. Damn. Ok, ci siamo. Qua ovviamente è un po' bucata perché l'ho bucata per inserire la bottiglia. Andiamo ad assaggiare. Ci siamo. Raga, è qualcosa di buonissimo. Vi giuro, questa anguria all'arancia è stra buona. Io direi che il video può terminare qua. Io nel frattempo vado a mangiare l'anguria. Ci vediamo ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica qua sul mio canale perché esce un nuovo video. Spero che quello di oggi vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Io mi sono letteralmente innamorato, voglio provare altri gusti. Trovate il link del mio merch Petacolo in descrizione nel primo commento, mi raccomando. Se volete un pezzo di barbuto sempre piaciuto,
andate ad acquistarlo. Ciao belli!